Termina oggi nella provincia di Pesaro Urbino l'esperienza del grande screening di massa organizzato dalla regione Marche per tracciare, grazie ai test antigenici rapidi, la popolazione regionale ed individuare tra questa eventuali casi positivi al Covid-19. Un'operazione che nella giornata di ieri ha portato a altre 10.000 persone in tutta la regione ad effettuare volontariamente il test, facendo salire ad oltre 45.000 il numero di tamponi rapidi registrati nelle Marche dall'inizio dello screening. Pesaro e Urbino si conferma la provincia con il maggior numero di adesioni, circa 13.000, e allo stesso tempo colleziona il più alto dato di positivi, 95 persone, rispetto ai test effettuati. Noi avevamo organizzato per un numero maggiore di adesioni, ma era normale, nel senso noi ci dobbiamo sempre preparare alla massima adesione, in modo tale che l'organizzazione funzioni bene e che le persone non aspettino tanto in fila o in attesa. L'adesione comunque è stata buona perché siamo comunque la provincia che ha fatto numeri più alti in tutta la regione, quindi sono, sono contenta. I pesaresi nella città di Pesaro hanno aderito più di 10.000 persone ieri sera, quindi comunque è un buon numero. Ci attendiamo oggi numeri elevati. Voi considerate che qui erano esclusi le categorie particolarmente a rischio, quindi tutti gli operatori sanitari non potevano fare, perché già lo fanno normalmente gli screening, tutti coloro che sono nelle strutture residenziali, tutti coloro che sono nei centri diurni, eh, coloro che sono in quarantena, coloro che ce l'hanno già avuto. Quindi in realtà questa è una popolazione, eh, tra virgolette, eh, pulita, pulita da quelli che sono a massimo rischio. Quindi vuol dire che noi abbiamo circa l'1% della popolazione che gira con il virus, asintomatica, e eh, dal molecolare che stiamo facendo tutti positivi, che ricordo che sono stati tutti confermati ad oggi, tutti positivi al test antigenico, sono in realtà positivi al molecolare, hanno delle cariche virali importanti. Importante anche il tasso di positività che è stato riscontrato anche nella provincia di Pesaro Urbino, il più alto credo della regione. Sì, sì è il più alto, ma questo a dimostrazione che noi siamo un territorio con una circolazione più diffusa rispetto agli altri territori. Si conferma sempre Pesaro, la provincia di Pesaro Urbino, con questa diffusione, lo vediamo nei numeri tutti i giorni. La nostra curva è in ascesa, vuol dire che noi abbiamo più nuovi positivi al giorno rispetto alle altre province, evidentemente circola, questo dato conferma questa eh, simulazione considerate quindi se l'1% facciamo i, eh, i 100.000 abitanti più o meno che ha Urbino più Pesaro quindi vuol dire che ci sono mille persone in giro in questo momento che sono positive e che non lo sanno. Noi non abbiamo, non abbiamo ridotto niente in questi giorni nel senso che oltre a tutta l'attività di eh, contact tracing che fa il Dipartimento di Prevenzione che l'ha sempre continuata, oltre a tutta l'attività che fanno i distretti quindi con le USCA che vanno al domicilio con le USCA che fanno i drive e con le USCA che vanno nelle residenzialità. Noi abbiamo anche un focolaio importante, voi sapete, in una residenza protetta, quindi che la stiamo monitorando giorno dopo giorno direi secondo secondo. Quindi noi non abbiamo smesso niente delle altre attività, questa è una cosa aggiuntiva. Quindi io... Ringrazio tutti i miei operatori sanitari per lo sforzo immane che hanno fatto in aggiunta, oltretutto vicino alle feste, e ricordiamoci che noi siamo sotto stress da gennaio dell'anno scorso.